Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Nella seduta del Consiglio regionale, tra i temi all'ordine del giorno, il bilancio dell'Agenzia per l'Impiego, la cosiddetta ARTI, ed è stata l'occasione quindi per parlare di lavoro tra i gruppi politici. Si parla quindi di assunzioni, di opportunità per i giovani, di contratti di lavoro e di formazione in Regione Toscana, un tema molto ampio che ha coinvolto i consiglieri di maggioranza e opposizione in un dibattito in aula, ma noi andiamo ad ascoltare direttamente dagli interessati qual è la loro posizione sul lavoro e sul centro per l'impiego. L'Agenzia per l'impiego sta facendo degli enormi sforzi per cercare di arrivare a coprire quelle che sono tutte le esigenze di servizi per la Regione Toscana, e abbiamo apprezzato anche il lavoro che ha fatto durante il periodo del Covid, ma anche quando è nato il reddito di cittadinanza, è riuscita ad aiutare moltissime persone. Proprio il reddito di cittadinanza ha consentito a tantissime persone di poter accedere a questi servizi e di cercare anche un ricollocamento. In questo momento abbiamo trovato un disallineamento tra quelle che sono state le risorse che sono state messe in ARTI e quelle che sono state consumate. Approfondendo con i funzionari abbiamo visto che il problema è delle assunzioni, perché in questo momento si fa fatica a riuscire ad assumere sufficiente personale. È segno che l'agenzia ha bisogno di ulteriori risorse. Quindi questi soldi che sono stati stanziati devono essere sicuramente rinnovati. C'è da fare un grande lavoro anche per recuperare magari tutto quello che è il gap assunzionale e di cui c'è bisogno perché l'agenzia possa lavorare al meglio e riuscire a portare avanti quello che è la carta dei servizi e tutti quelli che sono i servizi che vengono resi alla cittadinanza. Anche loro stessi hanno dovuto dire che appunto il venir meno di quella che era una risorsa come il reddito di cittadinanza è stato un momento anche difficile, un passaggio difficile, specialmente per quanto riguarda i servizi anche con ANPAL, che sono stati poi tagliati. Una valutazione molto positiva, un voto convinto da parte di Italia Viva su un bilancio di circa 60 milioni di euro, una crescita importante sui livelli occupazionali ma soprattutto per i servizi che vengono erogati nel territorio, una strutturazione in maniera capillare che avviene in Toscana anche grazie alla patrimonializzazione di molte strutture che trovano anche dei restyling e degli investimenti, quindi una presenza forte con il personale nel territorio, un investimento programmato di lungo tempo che quindi dà merito al lavoro che ha svolto la dirigente e nel contempo l'assessorato. È una delle politiche attive più importanti della nostra regione e quindi è un avvicinamento importante a tante persone che hanno bisogno, che cercano lavoro e non solo, attività di formazione e non solo, ma soprattutto una presenza capillare dove la Toscana si fa presente nei territori anche nelle aree di crisi e soprattutto a sostegno essenzialmente del lavoro e dell'occupazione. Conferenza stampa con il Corecom Toscana nel Palazzo del Consiglio regionale a Firenze. Si è parlato di due bandi, di due iniziative rivolte al territorio che si chiamano Toscana in Spot e Toscana che fa bene. Si tratta di due iniziative che richiedono a professionisti ed associazioni del territorio la produzione di spot per favorire campagne di comunicazione. La prima per i professionisti sul tema dell'anno, che riguarda l'attenzione alle truffe telefoniche sul web che ci sono in questo periodo, che sono uno dei temi del 2024, e l'altro rivolto ad associazioni di volontariato e del sociale per presentare delle campagne di comunicazione che sensibilizzano la popolazione. Andiamo ad ascoltare le interviste. Sì, noi avevamo già pubblicato i due bandi, perché sono due bandi, uno è la Toscana che fa bene, l'altro è la Toscana Spot, già a metà luglio, già avendo fatto una comunicazione pubblica in questo senso. Ora siamo a ridosso in qualche modo, mancano ancora 20 giorni per partecipare a questi due bandi, a cui teniamo molto, a cui tiene molto anche la Regione Toscana e vari organismi che partecipano. Uno appunto è la Toscana Spot, che è quella legata a fare dei video
di massimo 60 secondi rivolte ai residenti in Toscana, a partire dai giovani della Toscana, e quest'anno il tema è quello delle truffe telefoniche, delle truffe telematiche, e il titolo è appunto "Non abbocchiamo", per cui noi chiediamo che ci vengano così inviati questi video, che poi verranno premiati, avranno anche dei riconoscimenti economici con un totale di 10.000 euro, premio da 5.000, 3.000 e 2.000 euro. E questo chiaramente è un tema molto sentito, molto d'attualità, e servirà per sensibilizzare la popolazione, a partire dalla popolazione più fragile. Sì, il CESVOT da sempre è attento alla comunicazione sociale. Abbiamo un archivio di più di 3.000 documenti da 68 paesi del mondo, quindi è un archivio importante, e quindi siamo molto contenti di partecipare insieme a Corecom a questo concorso, che ormai è alla terza edizione. Le altre edizioni sono stati premiati delle cortometraggi molto belli. Il primo mi ricordo dell'Unione Ciechi di Prato, l'anno scorso dell'Avis. Da un lato la comunicazione sociale e l'importanza che riveste per tante cittadine e tanti cittadini, un'iniziativa che portiamo avanti insieme al CESVOT ormai da diversi anni e che dà il senso anche di un punto di vista differente come regione vogliamo avere. E poi l'altra iniziativa altrettanto importante, che è un modo per sensibilizzare le cittadine e i cittadini sulle truffe che spesso avvengono attraverso i canali informativi, attraverso iniziative come queste. Noi vogliamo dare il nostro contributo per avere una società ancora migliore. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento settimanale con il Consiglio regionale della Toscana. Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale. Bellissima festa, ormai una manifestazione sportiva che ha un respiro regionale e sovraregionale, potremmo dire nazionale, perché è una gara ciclistica che si svolge in Casentino, uno dei parchi nazionali più belli d'Italia e più importanti non solo d'Italia ma anche d'Europa, perché ormai ha avuto un riconoscimento anche dall'UNESCO per la nostra foresta vetusta, peraltro in un anno particolare, il 2024, perché la gara di quest'anno, il percorso passerà anche da Chiusi Laverna e dal Santuario della Verna per gli 800 anni, l'ottocentenario delle stimmate di San Francesco, quindi una gara che sarà arricchita anche da questo evento. Siamo felici di questo, un ringraziamento va all'associazione MOTB Casentino con tutti i suoi volontari, a Marco Casucci e Regione Toscana per l'appoggio che ogni anno ci danno per questo bel evento. Sta diventando davvero una piacevole abitudine quella di ospitare anche questa manifestazione che si svolge nel cuore del Casentino. Lo scorso anno si presentò la 30ª edizione, quest'anno è la 31ª edizione, con la grande novità dell'arrivo alla Verna. Non poteva essere diversamente, trattandosi degli 800 anni dalle stigmate di San Francesco. Si sta aprendo per la provincia di Arezzo e direi tutto il territorio toscano un periodo molto particolare dal punto di vista della religione, gli 800 anni dalle stigmate e poi nel 1226 dalla morte di San Francesco, quindi ecco, tutto ci richiama a questo luogo che è la Verna, che è fondamentale proprio per il Casentino. Sappiamo che è un'iniziativa che sta crescendo sempre di più, sta coinvolgendo veramente tanti ciclisti da ogni parte d'Italia. L'amministrazione comunale di Bibbiena è accanto all'associazione che organizza con i suoi volontari in modo perfetto l'iniziativa, e non resta ecco che recarsi anche noi a Bibbiena a poter ammirare questa manifestazione che si sta davvero imponendo come una delle migliori della sua specie. Di nuovo Casentino Bike, si sembra ieri che avevamo festeggiato la 30ª edizione, in men che si dica siamo arrivati alla 31ª. Siamo qua un gruppo di persone piuttosto adulte, ma portiamo avanti questa manifestazione sempre con entusiasmo come dei ragazzini. Quest'anno, nell'occasione, abbiamo ridisegnato
tutti i nostri percorsi, perché il nostro Casentino offre veramente un territorio molto ampio, per cui ci piace variare e portare le persone a visitare quasi tutta la parte del nostro territorio. E dopo 5 anni quest'anno torniamo a Laverna, in occasione dell'ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco. È un'occasione da non perdere, perché chiaramente era troppo invitante tornare in quei luoghi e ripercorrere le strade di Francesco. Noi abbiamo 2 percorsi, uno di 43 km che è la Gran Fondo e uno di 63 km Marathon, e entrambi vanno tutti a Laverna. Abbiamo voluto questa cosa perché proprio deve vedere tutti. Gli iscritti per il momento siamo circa 600, però abbiamo ancora una settimana di tempo prima della manifestazione, quindi si spera di avere ancora più affluenza. Siamo praticamente ritornati sul tracciato che porta all'insilice della Verna e anche al monastero, perché praticamente è l'ottocentesimo anniversario delle Stimmate di San Francesco. Per valorizzare, diciamo, sia il contesto di San Francesco che anche la nostra manifestazione, diciamo, ripassiamo dall'insilice e ci passiamo, diciamo, proprio all'interno, dopodiché passiamo anche in dei sentieri che la circondano. Ce la circondano in particolar modo su in dei tracciati che vanno sopra all'insilice e passano delle punti della foresta che sono molto, molto suggestivi. Uno di questi è praticamente questo sentiero che è dietro al monastero, che è particolarmente bello e fantastico secondo noi, perché è completamente, diciamo, muschiato sotto all'alto fusto. Dopodiché, diciamo, si prosegue verso altri sentieri che si chiamano la Maiolica o Serigioli, che sono tutti piccoli paesini quasi dimenticati perché sono immersi nella nostra foresta. Ci sono 3 case, 4 case, ma sono molto particolari perché proprio rimasti nella situazione originale, quindi proprio rurali. Dopo il tracciato si allunga, diciamo, verso il paese di Soci, sempre restando però nel crinale della montagna. Diciamo, da Soci poi dopo si rientra verso, diciamo, il contesto di Bibbiena e poi dopo finisce, diciamo, tornando in Piazza Grande su nella nostra capitale, che è Bibbiena. Diciamo, rispetto agli altri anni, per l'appunto è questo contesto di ripassare nella Verna e comunque far vedere anche il contesto intorno alla Verna e sulle sue foreste sono sempre state le più belle un po' nella nostra, diciamo, nostra valle, del nostro bellissimo parco. Intanto voglio fare i complimenti più vivi, più sinceri a nome mio, di tutta l'Assemblea Legislativa, a Simone e Matilde, perché hanno portato in alto con i loro risultati il nome della Toscana in Italia e non solo. Io devo dire che ho un pizzico di invidia, avrei voluto provare a farlo anch'io ma non ci sono riuscito, e quindi vedo in questo loro impegno, in queste loro capacità, in questi loro talenti che vanno sempre allenati giorno dopo giorno, qualcosa di unico, di bello e di speciale. A loro un messaggio: state sempre sui temi di frontiera, non date mai per scontato che quello che c'è ci sarà anche in futuro. Cercate sempre di scoprire qualcosa di nuovo, di bello, e attraverso i vostri occhi possiamo leggere un futuro migliore. Simone Melis e Matilde Iannacone rappresentano l'orgoglio della nostra regione in un contesto molto importante, quello delle Olimpiadi di Matematica, che è un percorso che vede impegnati nelle preselezioni soltanto in Italia oltre 200.000 ragazzi. Quindi hanno passato le selezioni in Italia in oltre 1.500 istituti. I nostri due istituti, quello pisano, l'Istituto Dini, e quello foresi di Portoferraio, hanno mandato due ragazzi, due eccellenze della nostra regione che noi oggi siamo qui ad onorare, e siamo orgogliosi del loro percorso, del loro talento, e crediamo che questo sia il messaggio anche per tanti ragazzi che studiano, che fanno percorsi di studio, di approfondimento, e che possa essere da stimolo anche per tanti altri giovani.
Siamo stati una settimana a metà luglio a Bath in Inghilterra e eravamo 6 noi italiani e tre accompagnatori. E l'esperienza mi è piaciuta molto, poi fortunatamente conoscevo anche gli altri ragazzi che sono venuti con me e poi la gara in sé mi è piaciuta, in generale i problemi erano carini, mi è piaciuta e poi ho conosciuto tante persone da altre parti del mondo e sì, è stata una bella esperienza. È cominciata al liceo, in terza liceo, quando ho scoperto il liceo, lo facevo all'Elba, e ho scoperto cercando su internet appunto che esistevano le Olimpiadi della matematica e questo mi ha aperto un mondo, tutto un insieme di problemi nuovi, un modo di ragionare diverso. Quindi mi sono interessato, sono entrato nel mondo delle gare e alla fine sono arrivato appunto alla gara che ho fatto questo luglio a Bath. E cosa? L'esperienza in sé per sé è stata molto preziosa, sia per le persone che ho conosciuto, sia per i problemi e tutto l'ambiente che con cui una persona entra in contatto una volta che si trova là a ragionare con tante persone con la mia stessa età e la stessa passione. Si crea proprio un bel feeling. E questo. Regione Toscana, il Consiglio regionale.